Cari amiche e cari amici, questo è un estratto di un articolo di Francesco Lamendola che vi consiglio di leggere in versione integrale sul sito Nuova Italia, Accademia Adriatica di Filosofia. Il titolo è Gesuiti e preti operai, croci di Pio XII, il modello Pio X. Negli ultimi anni del suo pontificato, Pio XII è stato rattristato da due pesanti croci da portare: la crescente deviazione dottrinale dei gesuiti, catturati dallo spirito del mondo moderno, smaniosi di far vedere di non essere da meno di quest'ultimo nel loro modo di proporre il Vangelo, e i preti operai, che con l'intenzione dichiarata di portare Gesù nelle fabbriche, avevano finito per portare Marx nelle chiese. In fondo, erano due facce di una stessa medaglia, avevano in comune un tratto essenziale: il soccombere della fede sotto le sfide delle ideologie moderne, sempre più aggressive, sempre più anticristiane. L'ultima cosa di cui c'era bisogno in quegli anni, ossia negli anni 50 del Novecento, era fare finta che i pericoli fossero scomparsi e i nemici dileguati, che si potessero gettare ponti ovunque, abbattere ogni muro. Ciò che avrebbe significato il suicidio del cristianesimo. Pio XII lo capiva, lo sapeva, e per questo il suo grande modello era Pio X, un papa che era venuto da quella società contadina del nord-est Italia, dove nella seconda metà del XIX secolo la fede cattolica era ancora profondamente radicata e la massoneria non era ancora giunta a dominare interamente la vita pubblica. Un papa che aveva saputo vedere in piena luce il pericolo mortale rappresentato dal tentativo di modernizzare il cattolicesimo e che aveva reagito senza curarsi affatto se il mondo lo avrebbe compreso. Pio X aveva visto giusto perché aveva conservato una grandissima fede. Pio XII voleva tenersi unito a quel modello. Citiamo una pagina della biografia di Pio XII nella quale Antonio Spinosa scrive: aveva qualcosa da dire sui gesuiti, dei quali non era più soddisfatto come in passato, quando li chiamava colonna della Chiesa. Ne parlava col confessore, padre Entrich, gesuita anche lui, e diceva: lo spirito di disciplina della compagnia si è affievolito. Non siamo molto preoccupati dei gesuiti di oggi. Ci sentiamo responsabili, preoccupati di non essere intervenuti in modo più energico prima. Per circa 3 mesi il Papa fu tra la vita e la morte. Nell'aprile del 54 le sue condizioni di salute erano migliorate ed egli aveva potuto cominciare a occuparsi delle celebrazioni per la canonizzazione di Pio X, da lui fermamente voluta nonostante le resistenze che si frapponevano all'elevazione degli altari dello stesso Papa Pio X, autore della dura Pascendi, antimodernista. Sempre Spinoza, nella controversa questione pastorale dei preti operai, scriveva: Pascelli interveniva contro la nutrita pattuglia dei preti operai francesi che da una decina d'anni svolgeva un'azione di evangelizzazione intesa a riportare la religiosità nelle fabbriche, i quali si erano a poco immedesimati a tal punto nel nuovo ruolo da guidare essi stessi le agitazioni operaie, gli scioperi ed apparire vittime di deviazioni marxiste. Sappiamo dunque, da una confidenza fatta da Pio XII al suo confessore privato, che fra l'altro era un gesuita lui stesso, padre Entrich, che già nella prima metà degli anni 50 del Novecento il Santo Padre sapeva di non poter più contare sulla fedeltà dell'ordine dei gesuiti, dalla Nouvelle Théologie e soprattutto di Teilhard de Chardin, il famoso gesuita scienziato che si era improvvisato teologo e aveva cominciato a scrivere libri che sono una strana mescolanza di pseudomisticismo, evoluzionismo, suscitando scandalo e che potevano fare, come di fatto fecero, molto male alle anime. E cosa dire di Henri de Lubac, altro gesuita di gran nome, altra pietra di scandalo, oggi molto amato dal signor Bergoglio, oppure di Jean Danielou, gesuita a dir poco irrequieto, discusso, discutibile, fino all'ultimo respiro,
visto che morì di infarto sulle scale della casa di una spogliarellista che frequentava abitualmente. O del più pericoloso, deleterio di tutti, quel Karl Rahner, discepolo impenitente di Martin Heidegger, anima nera del Concilio Vaticano II, al quale partecipò su invito di Giovanni XXIII in qualità di perito, e che allevò un discepolo della stessa pasta, Walter Kasper, primo e grande lettore di Bergoglio nello sciagurato conclave del marzo 2013. Il triste elenco potrebbe seguitare. Una cosa è certa: Pio XII, con intuito infallibile, aveva visto in tempo quel che apparve evidente solo parecchi anni dopo a Karol Wojtyła, dato che il Papa polacco arrivò a commissariare l'ordine dei gesuiti, rimproverando loro gravi deviazioni dottrinali. Né si lasciò impietosire dalla malattia di Pedro Arrupe, colpito da un ictus che lo avrebbe condotto alla tomba. Anche sulla questione dei preti operai, Pio XII non si era ingannato. Teoricamente l'idea dei preti operai in se stessa non aveva e neanche ha nulla di sbagliato. San Paolo era tessitore di tende, esortava i confratelli a guadagnarsi da vivere con il lavoro delle proprie mani, senza nulla aspettarsi per la predicazione del Vangelo di Gesù Cristo. Questa doveva essere gratuita, disinteressata. E se lo faceva San Paolo, se lo facevano i primi cristiani, perché non avrebbero dovuto farli i preti cattolici del XX secolo? Le ragioni sono parecchie. Pio IX, Pio XII, l'aveva perfettamente comprese. Prima di tutto, il lavoro di fabbrica non ha nulla a che fare con il lavoro artigianale di tipo domestico, per il luogo in cui si svolge, per le condizioni generali che vi concorrono e soprattutto per la secolarizzazione della società moderna. È molto più facile che sia il mondo ad attirare a sé il prete operaio che non il prete operaio ad attirare il mondo a Cristo. E Pio XII li conosceva bene questi cattolici progressisti, li vedeva all'opera in Italia. Aveva visto Dossetti, Lazzati, spargere il cattivo seme di un cattolicesimo politicizzato di estrema sinistra e vedeva il sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, assumere pose, adottare un linguaggio sempre più simile a quelli marxisti. Fra l'altro, intrattenendo rapporti con esponenti del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, recandosi nel Vietnam del Nord ad attestare la simpatia dei suoi concittadini alla causa dei Viet Cong. In teoria, ripetiamo, l'idea dei preti operai potrebbe funzionare, ma ci sarebbe bisogno di giganti della statura di San Paolo, o per dir meglio, ci sarebbe bisogno di una fede gigantesca, come lo era quella di San Paolo. Quanti di quei preti operai avevano una fede così grande da non lasciarsi trascinare dalla mentalità marxista, dallo scontro di classe e da resistere alla sottile tentazione di piacere al mondo? L'uomo è fragile, la carne è fragile e il diavolo, il grande tentatore, è sempre allerta per cogliere tutte le occasioni e sfruttare tutte le debolezze. Quanti ne ha presi? Quanti ne prende nel laccio senza che neppure se ne rendano conto? La sua abilità è proprio questa: servirsi di una parvenza di giustizia per trascinare le anime nell'ingiustizia di voler fare da sé con le sole forze umane, scordandosi che nulla può fare l'uomo senza Dio. Ogni volta che un essere umano, e ciò vale anche per i preti, si lascia prendere dall'amo della vanità e si nasconde dietro i veli della buona causa, ma lo fa solo in senso umano, cioè in senso economico e materiale, questo è un nuovo trionfo per il diavolo, che si serve delle migliori intenzioni umane per portare gli uomini dalla sua parte e sottrarli a Dio. Accecati dalla presunzione, gli uomini, i cattolici non fanno eccezione, non si rendono conto che sono già stati presi a laccio quando vogliono mostrare a sé e agli altri di saper fare la propria parte nel cospetto del mondo, a parole nel nome di Cristo, ma nel profondo del loro cuore, a nome proprio.
A ben guardare, la strategia del diavolo è sempre la stessa. E la risposta del cristiano dovrebbe essere sempre quella di Gesù tentato nel deserto, affidarsi totalmente alla volontà del Signore. Quando ogni cristiano pensa di poter vincere il diavolo con le sue forze, pecca di orgoglio e cade senza rimedio. Bravo, bravo Francesco. Care amiche e cari amici, vi chiedo un contributo a sostegno del mio lavoro, mantenere in vita il decimo toro attraverso una pubblicazione quotidiana e un aggiornamento costante di video, o farlo diventare un canale nel quale i video vengono pubblicati saltuariamente, dipende anche da te che mi stai ascoltando. Un caro abbraccio, Marco Cosmo.